Argentina pensi che quella in Catania possa essere la tua ultima chiamata per affermarti almeno nel calcio italiano? Sì, prima di tutto vorrei ringraziare a voi per essere qui, a Pietro e Monaco, per aver avuto la fiducia in me. L'esperienza in Lazio sì, è andata un po' male, diciamo, mi sono trovato in difficoltà, tanto in campo come nella vita, avevo problemi personali, quindi non riuscivo a stare in forma al 100%. Adesso ho di nuovo la possibilità di tirare fuori i miei valori e è giusto che sia qui a Catania perché ho sentito parlare a Pietro, ho visto il campo e puoi dire che hanno diritto e dovere che il giocatore deve imparare, deve avere e deve rispettare soprattutto. La Roma di prima partita della nazionale è un tuo obiettivo in questi 4 mesi. Scusami. Il ruolo di prima partita anche in nazionale è un tuo obiettivo in questi 4 mesi da raggiungere. No, il primo obiettivo mio è riprendere il posto e giocare non so quante partite di fila di seguito perché da tempo che non lo faccio e quindi tu, il giocatore in quel momento prende confidanza e puoi dare il meglio. E poi penso che una possibile convocazione nazionale arriverà, se uno fa la cosa per bene, prima o poi si fa. No, io con lui non me ne sono sentito, lo conosco da tempo a lui. Io come persona non mi piace parlare di quelli che non sono qui, quindi vorrei parlare di me. Comunque mi hanno parlato benissimo della società, del campo. È certo che il giocatore deve prima di tutto imparare, avere un rispetto alla società e poi dimostrarlo in campo. Non ci sono più segreti, secondo me. Conosci già gli altri argentini del Catania? Ci hai parlato? Ti hanno parlato del Catania? Sì, prima di venire qui già mi avevano parlato bene della città, pure che è stato Albano Bisarri, e lui mi ha detto è una bellissima città, ti troverai bene. Quindi poi mi è arrivata la possibilità che loro hanno avuto la fiducia in me, e quindi io ero contento. Diciamo, sto di fronte a tenere stretta una maglia. E quella è diciamo, la prima cosa che voglio fare. Voglio trovarmi bene e fare il meglio possibile. Quella è la cosa che cercherò da fare. Ma a differenza di Albano Bizzarri, speriamo che non fa come Albano Bizzarri. Suo figlio di introcce di Albano Bizzarri, sapete che ha fatto quando è venuto qua? Paolo, tu ce l'hai la novia, no? Sì. Ah, viene qua la novia, Sì, quindi domenica, controlliamo. domenica. Albano Bizzarri, che a Catania ha lasciato un sacco di vittime, ha fatto, lui all'inizio, per evitare i controlli, disse che lui era fidanzato, aveva la fidanzata e non era vero niente, dopo l'abbiamo scoperto. Quindi qua a Catania Albano Bizzarri ha lasciato molti rimpianti, molte vittime. O no? Che secondo voi mi dicono se Dani, vai, vai avanti, non ti vergogni. Sì, avevo, diciamo, la paura di ancora rimanere a Lazio nel senso buono della parola, perché devo ringraziare a Lazio che ha fatto il possibile per trovare un accordo con Pietro per lasciarmi andare. Io parlo nel senso di che se rimaneva a Lazio sicuro che non avrei la possibilità di giocare perché Marchetti sta facendo benissimo, c'era pure Albano che faceva secondo. Questa possibilità adesso a me mi fa riflettere tante cose, quella cosa che sono sbagliato, adesso fare le cose giuste,
per riprendere il posto e per ringraziare le persone che hanno avuto la fiducia in me. Io però su Carrizzo una cosa ve la voglio dire. Noi avevamo praticamente un'idea già da qualche decina di giorni, che avevamo parlato con Giuseppe Hiller e con il procuratore. Io gli ho detto che prima avrei voluto parlare con il ragazzo, l'avrei voluto guardare negli occhi. Io ho grande fiducia nelle qualità di Carrizzo. Per me Carrizzo è un grande portiere. È anche vero che negli ultimi tempi la sua storia è stata costellata ogni tanto di qualche infortunio, no? Dettato più dall'esuberanza che da altre cose. Mi ha confortato il fatto di come si è messo in discussione. Lui si è voluto mettere in discussione, assolutamente. Ha voluto questo trasferimento, ha rinunciato anche a delle situazioni personali e quindi penso che ci sono le condizioni ideali affinché lui possa, non dico ritornare perché è una brutta parola, perché lui è stato un portiere importante, ma con i difetti, perché i difetti che c'ha ora non è che prima non ce li aveva, però il fatto stesso che ci ho capito tanto vuol dire che lui ha preso coscienza e se riesce a colmare quelli che sono i difetti che ha, Carrizzo, state tranquilli, che diventa uno dei portieri più bravi che c'è in circolazione. Detto questa premessa, ci spieghi con quello che Pietro ci ha detto, cosa tu pensi di aver sbagliato in questi anni di carriera un po' in saliscendi che hai avuto e cosa sai di non dover più ripetere? Io penso che è una cosa proprio dal stile di gioco del portiere, dal stile di come uno gioca in campo. Penso dell'atteggiamento che ho avuto in parecchie partite, magari no, con il tempo diciamo uno impara, quindi so di che sta parlando lui, penso che voi si siete d'accordo già. La famosa gambetta, quello non è una cosa che sta bene farla, io lo facevo perché avevo fiducia in me, però devo capire che non è giusto, no, non è una cosa che mi fa diventare grande, anzi, posso rischiare tantissime cose. Abbiamo parlato dei difetti, quali sono invece secondo te i tuoi pregi? Se preferisci giocare con una difesa a 3, che è la Tania, alternata una difesa a 3 o una difesa a 4, cosa preferisci tu? Il modulo per me è una cosa che il mister deve, d'accordo all'avversario, per me va benissimo giocare a 3, a 4, perché ho fiducia nei miei compagni. Sapevamo che magari in partita ci troveremo in difficoltà e è lì dove dobbiamo riuscire a dimostrare carattere. Le mie qualità, penso che ho un forte carattere dentro il campo, so giocare con i piedi abbastanza bene, sono esplosivo in uscita, non so, penso che la migliore cosa è giocare, che voi fate il vostro lavoro. Non so. A quale portiere ti ispiri? No, cerco di guardare tanti portieri, non guardo solo uno, perché io sono ancora giovane, penso che devo imparare tante cose e quindi quando trovo una cosa che mi piace di un portiere tratto di farlo mio, sì, di portarlo in campo, in allenamento, di impararlo. Poi quello mi farà magari diventare un ottimo portiere o no, se riesco a farlo, non lo so. Però l'impegno di parte mia ci sarà sempre. Ok, passiamo al secondo. Grazie.